Buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Alessia, insomma oggi dovrete credermi un po' sulla fiducia perché ho questa inquadratura un po' particolare in cui non mi si vede e comunque penso di essere abbastanza riconoscibile. Oggi ho deciso, insomma, mi era arrivato puntualmente, siccome prendo il calendario di cui vi ho parlato, quello della spam, che sono questi artisti che dipingono con la bocca, insomma, ho già fatto un video e vi linko a quello. Insomma, mi sono arrivate invece le cartoline. E ce n'erano alcune veramente belle e stavo pensando di provare a riprodurne qualcuna e ho trovato queste due che mi piacevano molto. Comunque sto pensando adesso di provare con questi papaveri perché questo qua ha uno stile molto particolare, si vede che proprio l'artista ha il suo stile e mi dispiacerebbe anche cercare di copiarlo perché essendo così particolare, essendo molto più sull'astratto, rischio di perdermi un po' sullo stile dell'artista. E che è interessante, ma magari farò più avanti. Oggi volevo proprio provare a riprodurre questi papaveri, che una cosa con questo rosso mi dà un po' di colore, mi dà idea di primavera finalmente, con il freddo che è, magari riesco a guarire un po' da questa brutta tosse, da questa influenza. Allora, ci sono questi bei papaveri. Io chiaramente non ho preso la carta d'acquerello, so se è la carta professionale, ma siccome io sono un po' squattrinata e vado di cartoncino normale, l'effetto si nota la differenza, però così è, questo a disposizione. Allora, non sono un'esperta, per cui farò qualche pasticcio, ma è interessante vedere cosa mi riesce e se mi riesce. Tra l'altro, di solito è comunque qualcosa di accettabile. Anche la matita, chiaramente non ho una matita da disegno, ho una normale Mina HB, perché sono io. Dovete sapere che io sono un artista un po' a tempo perso, nel senso che non lo faccio di professione, però è un hobby che mi piace e quando riesco ci dedico del tempo, ecco, ultimamente non è che ne abbia avuto poi così tanto. Nel corso degli anni penso di aver provato quasi, non dico tutte le tecniche, però ne ho provate tantissime. Ogni cosa che, non so, ditemi qualcosa, probabilmente non dico che sono un'esperta, però provato, probabilmente l'ho provato. E ho provato, non so, l'olio, allora sono partita chiaramente da piccolina, le matite, i pennarelli. Dopo ho scoperto i pantoni, che sono i pennarelli per adulti, che mi permettono di creare effetti un po' diversi e più interessanti, anzi addirittura i grafici disegnano con questi pantoni. Li ho scoperti quando studiavo architettura e non li ho più abbandonati. E poi oltre ai pantoni, cos'è che ho fatto? Olio, poi ho scoperto l'acrilico che non mi rovina i pennelli mentre l'olio me li distrugge, e con l'olio, guardate, è impossibile pulire i pennelli. E poi di recente, ecco, adesso sono nella fase dell'acquerello, ho scoperto l'acquerello e prima dell'acquerello avevo fatto un periodo in cui ero appassionata di calligrafia. Io sento adesso, probabilmente lo state sentendo anche voi, che mi sta piano piano venendo sul caffè, per cui appena ho finito di dare questa prima mano veloce io vado a prendermi il mio coffee. Ok, direi che come prima mano ci sta. Adesso lo lasciamo ad asciugare e io vado a prendermi il caffè. Adesso devo stare attenta a non confondere il caffè con l'acqua. Tra l'altro ci sono degli artisti che dipingono col caffè e secondo me è una cosa veramente interessante come... e molto, molto creativa come idea. Poi ho avuto anche il periodo del computer, quindi Photoshop e tavolozza grafica per fare disegni al computer, però poi ho capito che non è il mio stile, non è una cosa che mi preferisco andare alla vecchia maniera con i colori veri e propri, con qualcosa di concreto tra le mani. E sì, ecco, quindi al momento sono nel periodo dell'acquerello. Credo che ogni tecnica abbia le sue particolarità, la ragione per cui ne ho studiate tante, tra l'altro è una delle cose che mi piace particolarmente fare, è passare da una tecnica all'altra. Cioè prendere un disegno magari realizzato con una tecnica tipo, non so, un acquerello e provare a realizzarlo a olio o un acrilico, realizzarlo, non so, con i pantoni, perché credo che in generale tutte le tecniche artistiche siano suddivisibili in vari gruppi, nel senso che ci sono quelli che devi usare i pennelli, quelli che devi usare al computer e quelli con hai qualcosa di fisico in mano però non ha una punta sottile come un pennello, cioè non ha una punta malleabile come un pennello e quindi ti consente un controllo di tipo diverso. All'interno di questi macro gruppi definirei dei sottogruppi, cioè ad esempio prendiamo con i pennelli c'è l'olio, c'è l'acrilico, c'è l'acquerello, ecco appunto, ci sono le tempere, e quindi ogni sottotecnica ha la sua ha proprio una serie di accortezze e di metodi per realizzare quel determinato effetto che differiscono chiaramente tra uno strumento e l'altro. Vi faccio un esempio pratico per capirci meglio, non so, l'acquerello, ad esempio questo che sto facendo,
come noterete, sono partita dal colore più chiaro. Perché? Perché l'acquerello si sviluppa su una serie di livelli e quindi più volete dare l'effetto del 3D, più volete aggiungere dettagli, più dovete aumentare il numero di livelli che fate. Ogni livello ha una sfumatura leggermente diversa. Partite dallo sfondo, partite dai colori più chiari e poi mano a mano aggiungete i colori più scuri per dare l'effetto finale. E con un colore tipo l'olio ha la caratteristica che ha la possibilità di realizzare delle immagini con un effetto proprio di struttura del materiale. Non so, potete dipingere in modo diverso, quindi usare una pennellata diversa per rappresentare un prato e una pennellata diversa ancora per rappresentare una corteccia. Quindi riuscite a dare l'effetto del prato addirittura con la struttura del colore, e è una delle ragioni per cui questa tecnica olio proprio mi è piaciuta, e su quella su cui l'olio alla fine si distingue, si differenzia da un colore tipo l'acrilico. L'unica cosa è che l'olio prima di tutto ci impiega una vita a asciugarsi, è inutile che mi dicano che basta usare gli olietti diluenti, gli olietti apposta per asciugarsi prima, non si asciuga, cioè ci impiega una vita paragonato agli altri, non c'è niente da fare. Per cui non tentate di vendermela, vi assicuro che l'olio non si asciuga più, non si asciuga, veramente ci impiega una vita. Quindi dicevamo, la peculiarità dell'olio che appunto ti consente di fare una serie di disegni in rilievo, ecco. E proprio studiando queste diverse pennellate, perché mi piace curiosare anche cosa fanno gli altri artisti, no? Cioè per imparare, io vado, non serve andare alla grande mostra nel museo d'arte, cioè anche la vicina di casa che dipinge, io guardo come fa, guardo come lo realizza e ci sono alcuni effetti che mi piacciono, per cui tento di riprodurli, cosa che sto cercando di fare anche qui, nel senso mi piaceva molto questo disegno, per cui tento un po' di riprodurlo, però un po' anche di metterci del mio, nel senso che una cosa che succede spesso quando si tenta di copiare il disegno di qualcun altro, e anzi una cosa che sconsigliano addirittura di fare quando si impara a dipingere, è imparare a dipingere cercando di copiare lo stile di qualcun altro. Prima cosa, perché ognuno di noi ha una mano diversa, quindi ha uno stile diverso, e quindi anche cercare di imitare, di emulare lo stile di qualcun altro prima di tutto non ti porta al suo risultato, perché ha quel risultato lì perché ha quel tipo di mano, cioè lui è, o lei è particolarmente abile nel disegnare quel determinato tipo di cosa in quel modo, è la sua mano, è il suo stile. E chiaramente ognuno di noi ha un proprio stile, ha un proprio modo di fare e di vedere anche le cose, per cui quello che noi disegniamo e che verrebbe bene a noi non è detto che venga bene a loro e viceversa. Per cui cercare di emulare lo stile di qualcun altro significa tentare di emulare qualcosa per cui magari non siamo portati, e converrebbe anzi cercare di sviluppare il proprio stile, cercare di svilupparlo in un modo che ti porti a qualcosa, a un risultato soddisfacente per te stesso e anche proprio concretamente soddisfacente in generale. Una cosa che si diceva appunto che si rischia di fare nel copiare qualcun altro, a parte del fatto di non riuscire a raggiungere il livello e fare una copia esatta, che è molto difficile, anche nel momento in cui si riesce a fare una copia esatta copiando appunto il lavoro di qualcun altro, porta a rischiare di cadere in un piccolo problemino, che è il copiare non solo il disegno ma anche gli errori che fa l'altro artista, perché gli errori sono una cosa assolutamente normale che capitano anche nelle migliori famiglie ai migliori artisti. Una cosa bellissima secondo me proprio a proposito di errori è che, non so, di arte non sono proprio digiuna, nel senso che ho fatto un corso anch'io, uno solo, però l'ho fatto, e nel periodo in cui dipingevo olio, e c'era questa signora che ci insegnava, anche lei come hobbista, però è venuta da noi a insegnarci, e anche lei piaceva molto l'olio, e mentre mi guardava disegnare io ero lì un po' bloccata perché stavo cercando di fare tutti i dettagli esattamente copiando da questa immagine che stavo appunto cercando di riprodurre. E ci piegava una vita, no? Perché ero indecisa se dovevo farlo in su, in giù, in via, in avanti, indietro. E questa signora, che ero molto giovane all'epoca, questa signora che era molto più matura, è venuta da me e mi ha detto una cosa che proprio mi ha colpita e ha cambiato il mio modo di vedere l'arte. Cioè mi ha detto che prima di tutto l'abilità dell'artista non sta nel non fare gli errori, ma nel capire dopo come aggiustarli, come sistemarli, come
non dico nasconderli, potrebbe essere anche un nasconderli, ma come portare l'errore all'interno del disegno. E a proposito di questa cosa che è bellissima, ascoltavo o leggevo, non ricordo, una cosa che ho sentito di recente, c'era qualcuno che diceva di non nascondere l'errore, di non provarci nemmeno, ma anzi di esaltarlo, di farlo diventare l'elemento centrale del proprio disegno, che è una cosa che mi ha veramente colpito, perché secondo me per estensione si può portare anche in altri ambiti, anche all'interno della nostra vita di tutti i giorni, appunto il fatto di non preoccuparsi di commettere un errore, non preoccuparsi magari di una propria peculiarità che ci fa sentire diversi, ma anzi di cercare di esaltarla come caratteristica propria. Ad esempio, se uno non riesce a se uno soffre di vertigini, di non nascondere questa cosa. Sul soffrire di vertigini onestamente non saprei come farlo diventare una cosa positiva, perché forse perché questa cosa la vedo dal lato opposto, nel senso che mi capita spesso, a me piace andare in montagna, mi capita spesso di fare ferrate e di non trovare nessuno che viene a fare le ferrate con me, appunto perché soffrono tutti di vertigini. Non ho ancora capito se è una scusa perché non vogliono venire con me o se effettivamente soffrono tutti di vertigini. Comunque diceva di non vergognarsi di queste cose, quindi di non vergognarsi dei propri errori, ma anzi esaltarli e renderli una propria particolarità. Magari questo qua è più realizzabile sull'aspetto fisico, no? E su questa è una cosa di cui ho già parlato in un video in inglese, in quel video in cui parlavo della chirurgia estetica. E di come tantissime persone, anche youtubers che seguo, sentano il bisogno di rifatti di qua, rifatti di là, e come si tratta di operazioni chirurgiche, quindi di cose serie, e alla fine in alcuni casi portavano a delle problematiche, a delle complicazioni che hanno rovinato la vita a queste persone che cercavano di migliorarla. Quindi queste persone non si sentivano a proprio agio col loro corpo, che si discostava un po' da quella che è considerata una bellezza tradizionale, e non riuscendo ad accettarsi hanno cercato di modificare il proprio corpo per portarlo a quello standard. Cosa è successo poi? Che con tutte queste operazioni non sono riusciti a raggiungere il loro scopo, e anzi sono arrivati a un punto in cui hanno pasticciato talmente tanto che non potevano più tornare nemmeno come erano prima dell'intervento. Quindi hanno peggiorato la propria vita, hanno peggiorato le proprie condizioni invece che migliorarle, e sono arrivati a dover accettare un handicap serio invece che una semplice cosa non universalmente riconosciuta e accettata come bellezza. È una cosa, proprio una cosa che mi aveva colpito nel momento, e la ragione per cui ho fatto questo video, e mi sono resa conto che alla fine il discostarsi diventa sempre più raro nel momento in cui cerchiamo tutti di uniformarci a questi canoni, a questi standard, e per cui ero anti-interventista all'interno di questo video. Ecco, in questo senso possiamo vedere di nuovo questa cosa dell'errore, del dettaglio diverso che non ci piace perché si discosta dallo standard della bellezza che vediamo sui giornali, però è una cosa che ci rende unici. Anzi, mi ha colpito molto un video, non ricordo dove l'ho visto, però c'era una ragazza iraniana o una cosa del genere che diceva che i suoi genitori non erano disposti a lasciarle fare niente, tranne però un'operazione per migliorare il proprio naso, perché pare che lì sia culturalmente e socialmente accettato rifarsi il naso, perché è come modo per dopo riuscire a trovare un marito e quindi sentirsi realizzati. Lei ha lottato contro questa cosa, per cui si è rifiutata di fare questa operazione, e si è accorta un giorno, lei non apprezzava il proprio naso, però si è accorta un giorno che c'era il nonno che stava morendo sul letto di morte, e era andata a trovarlo, era abbracciata lui e si è resa conto di avere lo stesso naso che aveva il nonno, e quindi di portare un pezzo di questa persona sempre con sé. A parte che mi ha molto commossa come storia, credo che sia una cosa bellissima ritrovare pezzi e parti di chi ci circonda, di chi ci è vicino all'interno di noi stessi, e questo cercare di standardizzarci, di portarci più vicino a un ideale di bellezza assoluta, alla fine ci allontana un po' da una bellezza più vera, credo.
Ecco, poi chiaramente non serve arrivare ai miei livelli e io sono un caso a parte, quindi quando mi dicono questo è lo standard, io gli faccio saluti già da lontano, e quindi appunto non serve arrivare ai miei livelli, si può anche fare qualcosa di più soft e di più conforme alla concezione comune. Però mi ha proprio colpita questa cosa, nel senso che io un po' di queste cose sull'estetica ho il mio stile che a me piace, per cui me ne frego di quello che va di moda in quel momento. E mi ha colpito che c'è stata una volta una ragazza che è venuta da me e mi ha detto che le piaceva molto il mio stile e addirittura mi prendeva come esempio, e questa cosa sono rimasta prima di tutto sorpresa, stupita che qualcuno potesse prendere me come esempio, perché mi sembra di essere veramente particolare, a parte rendermi conto che alla fine c'è un po' di spazio per tutti. Mi ha fatto estremamente piacere che qualcuno riconoscesse in positivo più che altro questa mia tendenza, che di solito viene messa un po' in discussione dalla gente, e mi succede spesso che anche camminando per strada mi guardino come se avessero visto un'aliena. Ma proprio la gente ultimamente, ce ne sono alcuni veramente svergognati che ti fissano con questo sguardo carico di disgusto e di disapprovazione, come se non li vedessi. Anche io li fisso e loro mi fissano e ci fissiamo a vicenda finché non si allontanano. Ma tornando a parlare di arte, c'è stata questa cosa che mi ha particolarmente colpita nel periodo in cui abitavo a Berlino e lavoravo all'interno di questa scuola. Ecco, ho avuto qualche difficoltà, prima di tutto perché, come ho già raccontato in altri video, era una mentalità molto diversa. E non conoscevo, era la prima volta che andavo in Germania, per cui non sapevo bene come prenderli, era ancora nella fase prima che realizzassi che era normale che ragionassero in modo diverso e più che altro che capissi come ragionavano, quindi che il mio problema maggiore è che prendevo le cose molto sul personale, perché c'è questa cosa che di tendenza i tedeschi sono molto diretti e lo ammettono loro stessi, per cui non penso che sia solo una mia sensazione in questo caso, e non ero abituata. Per questa cosa ho avuto qualche difficoltà nel momento sul lavoro, perché venivano a dirmi le cose in faccia, ma in maniera secondo me sgarbata. Quindi sì, ho avuto qualche difficoltà a comprendere l'ambiente circostante e a conviverci, e avevo la sensazione che qualunque mio sforzo non fosse sufficiente per riuscire ad integrarmi. E un'altra cosa che mi è successo è che non sapevo come comunicarlo. Non so se per via della lingua, ma più che altro credo fosse per via della mentalità, che era talmente diversa che non sapevo come mettermi sulla loro lunghezza d'onda per far passare il mio messaggio. Mi è successo che per scaricarmi un po' mi sono presa di colori, perché ero in una scuola, c'era l'aula di arte, mi sono messa a disegnare, che è una cosa che a me scarica, non so a voi, probabilmente la ragione per cui mi piace tanto disegnare. E ho fatto questo quadro, tra l'altro uno dei miei primi acquerelli, perché avevo appena comprato i colori, per cui erano le prime prove che facevo, e ci ho riversato dentro un po', prima di tutto nella scelta del soggetto e poi nella citazione che ho aggiunto, molte delle mie emozioni. E alla fine questo disegno che avevo fatto ho deciso di regalarlo alla scuola, e ho avuto la sensazione che nel momento in cui l'ho regalato a loro, prima di tutto erano molto sorpresi perché il disegno è piaciuto particolarmente, e cosa di cui sono stata felicissima, e non so se è piaciuta particolarmente anche la citazione, perché mi hanno chiesto di tradurla e sembravano abbastanza impressionati. E credo che appunto grazie a questo disegno sia riuscita a trasmettere meglio quello che avevo dentro e riuscire a comunicare quindi in un modo diverso. E questa cosa mi ha colpita proprio per la reazione che ho ricevuto di fronte al mio regalo del disegno. Alla fine ci si rende conto che la comunicazione non passa solo per quello che diciamo, ma passa per tante altre cose, e credo che sia stato il primo momento in cui sono proprio riuscita ad avere una comunicazione positiva e che mi rendeva soddisfatta, che mi faceva dire sì, questo è quello che volevo dire, e ho finalmente qualcuno mi ha compresa. Purtroppo erano gli ultimi giorni, per cui la cosa si è chiusa lì, però avrei potuto pensare prima, e adesso che ho scoperto questa cosa userò molto di più il disegno per comunicare quello che voglio dire. Chissà se funziona anche con altri o solo in Germania, in quella specifica scuola.
E signori, direi che ci siamo. Questi sono i miei papaveri, metterò la foto sul mio DeviantArt, per cui se siete curiosi magari un ingrandimento in cui si vede qualcosa di meglio. Insieme a tutti i miei esperimenti di fotografia, e ho creato un sacco di cartelle tra gite in montagna, gite per città, che potete curiosare, vi metterò il link qua sotto. Questo qua penso che di mettervelo come video speciale. Se sarò ispirata particolarmente e metterò a fare qualcos'altro, non so, vedrò sul momento se vi farò un altro video in cui disegno. Se il video non vi è piaciuto mettetemi un pollice in giù, se vi è piaciuto mettetemi un pollice in su. Se questa chiacchierata vi ha incuriosito e volete conoscermi meglio o scoprire le altre cose che faccio, vi iscrivete e tornate settimana prossima in cui parleremo, non so, non ho ancora ben deciso di cosa, probabilmente torneremo a parlare di Germania e ci sentiamo la prossima volta.